Cari amici di Opera Classica e di Eco Italiano, ho l'enorme piacere di avere come ospite Leonora Gennusa, che è un soprano. Ciao Leonora! Salve Serena, buon pomeriggio. È un onore, ecco, insomma, essere, è un piacere essere tua ospite. Grazie, sei la benvenuta, anche per me è un grande piacere. Grazie. Leonora, raccontaci un po' come hai scoperto la tua voce da soprano, come è iniziato tutto. Dunque, io devo ringraziare intanto moltissimo i miei genitori, poiché fin da quando ero piccola, già nella pancia di mamma, amavano farmi ascoltare la musica classica. Mio padre, ex primo clarinetto della Banda Nazionale dell'Esercito, e mamma, amante dell'arte e grande disegnatrice di progetti artistici, oltre che ottima sarta, insomma, mi hanno dato proprio alla mia nascita il nome di Leonora in onore del trovatore di Giuseppe Verdi. Ecco. Quindi, non ci fu in realtà una vera e propria scoperta, della mia voce. Fin da quando ero piccola, cantavo sempre ed ero sempre la prima in pole position praticamente per tutte le recite teatrali che mi venivano proposte. Ecco, quindi, iniziai a seguire le lezioni di canto già da piccola e al contempo però feci anche 12 anni di danza classica, con l'allora maestro del Teatro Massimo di Palermo, però infine scelsi il canto lirico perché era ciò che mi dava più gioia, ecco, insomma. Sì. Ci parli un po' dei tuoi studi, insomma, del tuo percorso che poi ti ha portato al debutto? Sì, allora dunque io sono soprano, sono siciliana, però ho studiato praticamente a Firenze. Ho conseguito la laurea appunto al conservatorio e la laurea in lettere. E diciamo che per me però solamente lo studio del conservatorio non era abbastanza. Volevo più tempo per approfondire lo studio del canto e allora diciamo che volsi lo sguardo altrove. Infatti, fin dai miei 18 anni ebbi l'onore di studiare con dei grandi del mondo dell'opera lirica, come per esempio la signora Luciana Serra, Mirella Freni, Susanna Rigacci, Barbara Frittoli, e attualmente sto affinando la mia tecnica vocale e teatrale con il maestro Federico Longhi. Sì, tu hai iniziato da subito una carriera musicale che spazia dalle opere barocche a quelle contemporanee, collaborando con l'Accademia Musicale della Val Tiberina e partecipando a Opera Festival, con cui hai iniziato a cantare in vari teatri, sia in produzioni operistiche che in concerto. Ci parli un po' del tuo debutto? Allora, dunque, il mio debutto in realtà, per quanto concerne l'opera, ho iniziato immediatamente subito con le prime opere affrontate, furono Lo frate innamorato e La serva padrona di Pergolesi. Successivamente arrivai a debuttare La finta semplice di Mozart e Didone d'Enea di Purcell. Il mio primissimo debutto invece fu con Go Opera Festival sotto la direzione del maestro Maurizio Colasanti con la regia di Enzo De Caro, proprio per Lo frate innamorato di Giovan Battista Pergolesi. Successivamente arrivarono però le nuove collaborazioni con il Teatro Verdi di Firenze, il Teatro Comunale di Firenze e il Teatro di Cagliari. Ok, e che emozioni? Ti ricordi qualcosa legato alle emozioni del debutto? Allora, all'inizio ero emozionatissima perché per me era tutto nuovo, era tutta una gran festa. In realtà, secondo me, non mi resi subito conto di ciò che stava accadendo. Io mi trovavo negli abiti di una persona che non ero io e con un carattere completamente diverso, magari, rispetto al mio. Però è stato un momento così bello, così magico, pieno di emozioni, che qualcosa che porterò veramente sempre dentro di me. Ed è stato quello, secondo me, che mi ha fatto dire veramente a fine opera, perché poi Lo frate innamorato è abbastanza lungo come, diciamo, come opera.
Proprio quello secondo me che mi fece dire io voglio fare questo lavoro qui perché mi ha dato delle emozioni veramente grandiose, adrenalina pura è stata. Ah, che bello. Leonora, qual è il tuo repertorio? Allora, dunque, io sono un soprano lirico, ma con le punte di agilità. E, ho sempre spaziato appunto sul repertorio belcantista e generalmente, per esempio, ho iniziato facendo molto pergolesi con la Serpina, la Vannella, poi successivamente sono approdata a Mozart con Zerline, Susanne, Giacinta, poi Donizetti con Norina, Bellini con Giulietta, Verdi con Oscar e Gilda e infine Puccini con Musetta e Lauretta. Quindi sono, cioè, anche un po' detto i ruoli che hai già debuttato. Sì, Sì, sono già esatto. tutti. Ok, hai qualche altro ruolo in preparazione che si può dire oppure no? Sì, assolutamente. Col maestro Longhi, stiamo praticamente studiando La Lucia di Lammermoor e Adina, appunto, per l'Elisir d'amore. Quindi lui mi sta preparando in maniera meticolosa per affrontare questi personaggi sia tecnicamente e vocalmente, quindi che a livello appunto di carattere proprio dei personaggi, ecco. Ok, in quali teatri poi magari nazionali ed internazionali hai già cantato e se c'è che puoi dirlo, insomma, qualcuno che ti ha emozionata particolarmente? Allora, dunque, quello che posso dire è che, diciamo, il teatro a me caro sicuramente è il teatro dell'Opera di Firenze, perché io ho studiato a Firenze e dunque, avendo studiato praticamente a Firenze, ho mosso i primi passi anche al Teatro dell'Opera di Firenze. E successivamente ho un altro teatro che mi ha dato grande emozione, è stato il teatro di Zlin, Praga, dove ho debuttato la mia Zerlina invece lì. E invece il popolo, secondo me, che mi ha acclamato di più è stato quello finlandese. Io ho passato appunto un periodo bellissimo, un'estate di concerti in Finlandia con l'Ainuoto Festival, con la filarmonia praticamente, e lì secondo me il pubblico appunto ha avuto una partecipazione straordinaria, veramente molto emozionante. Ah, che bello però, stupendo. Nel 2017 hai cantato in vari concerti a Salisburgo, spaziando dal repertorio mozartiano a quello pucciniano, in una collaborazione tra Associazione Mozart Italia e Mozarteum. Ci puoi raccontare un po' di questa esperienza? Sì, allora, quello fu un anno splendido. Fui invitata a cantare al Mozarteum di Salisburgo e fu una settimana piena di musica meravigliosa, dove conobbi moltissimi artisti giovani come me e nacquero tante collaborazioni successivamente anche. Mozart, diciamo che mi è stato sempre molto caro. Io sono cresciuta a pane e Mozart fin da piccola. Ed è stato un onore per me poter fare questa esperienza in quel posto magico dove era vissuto appunto il mio adorato Mozart. E per quell'occasione però non ho cantato solamente Mozart, ma spaziai dal repertorio mozartiano a quello pucciniano, con appunto la lodevole collaborazione anche del maestro accompagnatore Corrado Ruzza. Sì, tu ti sei anche esibita, se non erro, il 9 maggio 2019 al Teatro dell'Opera di Firenze per Rai Televisione Italiana e Rai Parlamento. Ecco, quali sono le emozioni di questa esperienza e se ce la puoi raccontare?
Quella fu un'emozione veramente straordinaria ed inaspettata, anche perché veramente si tratta solamente di qualche anno fa, ma per me, che comunque sono così giovane, essere scelta come soprano per questa collaborazione tra la Rai Televisione Italiana, il Rai Parlamento e il Teatro dell'Opera di Firenze, insieme con Zubi Mehta e come promotore del progetto, ricordo il maestro Paolo Curatolo, è stato veramente da un lato strano, dall'altro è bellissimo perché ho detto: mamma mia, io che faccio questa cosa così giovane, ecco, insomma, ero veramente felicissima. Lì ho cantato Il caro nome, appunto dal Rigoletto di Verdi, e appunto, visto la giovane età proprio dell'esibizione, la possibilità di esibirmi in questo prestigioso contesto. L'ho considerata veramente una grande opportunità e una grande emozione per me, assolutamente. Bel, poi c'è l'altro Zubin Mehta, insomma una colonna della direzione d'orchestra, immagino. Esatto, infatti quando mi hanno parlato del progetto, io ero lì e ho detto: vabbè, adesso dobbiamo farci coraggio in qualche modo. Datemi un pizzicotto. Esatto, infatti, però è stato un grande onore, assolutamente. Sono quelle cose che ti capitano a volte nella vita e devi prenderle al volo, assolutamente, devi Sì. buttarti a capofitto, ecco. Sì, Sì. tu hai partecipato anche a Roma Opera Campus con un progetto curato da Barbara Frittoli. In cosa consiste questo Opera Campus? Allora, Roma Opera Campus è stato un progetto realizzato in collaborazione con la signora Barbara Frittoli e dopo una settimana di studio abbiamo risolto praticamente questo meraviglioso progetto con un concerto, un grande concerto dove noi giovani abbiamo avuto la possibilità di esibirci facendo così ovviamente crescere la nostra esperienza e di misurarci magari anche con difficoltà tecniche che non avevamo affrontato fino ad allora. Ovviamente sempre sotto la direzione della maestra Barbara Frittoli con tutte le sue perle musicali che per quell'occasione appunto ci ha dato. Lì, poi tra l'altro Barbara è una grandiosa interprete del mondo operistico, quindi la saluto anche caramente perché la incontrai a Napoli un po' tempo fa. Meravigliosa, la signora Frittoli è umanamente una persona meravigliosa e artisticamente veramente qualcosa di incredibile. Io mi ricordo sempre le lezioni che facevamo e erano rilassanti, cioè lei ti portava al punto di rilassarti e di farti migliorare. Tu non te ne accorgevi, dicevi: ma come ho fatto? Però con lei succedeva anche questo, esatto, sì, assolutamente, Meravigliosa, magica. sì, meravigliosa, bella fuori e dentro, quindi veramente la fortuna poter studiare con persone come Barbara. Tu Sì, assolutamente sì. hai cantato anche in vari festival e concerti, magari puoi raccontarci qualche esperienza che per te è stata più significativa, più emozionante? Sì, allora, tra le esperienze che ricordo con maggiore enfasi, sicuramente ci sono le estati passate tra la Svezia, la Finlandia, l'Estonia e la Lettonia, dove ho fatto una caterva di concerti e di opere praticamente in quei posti lì. E ricordo molto bene, per esempio, l'Alien Baltic International Festival, dove appunto mi fu data la possibilità di collaborare con diversi musicisti, tra cui per esempio Olga Macarina, che era lì in rappresentanza proprio del Metropolitan di New York e anche altri ovviamente artisti che hanno partecipato al festival. Tu, ti sei mai emozionata fino ad arrivare alle lacrime mentre eri scena e cantavi? Ma allora, in realtà no, perché, ma non perché io sia una persona sensibile, no. In realtà sono una persona che difficilmente piange, anche nella vita. Magari si dispera, però le lacrime niente. E, diciamo che farlo in palcoscenico a livello emotivo mi è capitato di arrivare molto vicino, perché
ti immedesimi talmente tanto sul personaggio che alla fine comunque diventi quella persona lì, no? Però a un certo punto penso che noi artisti siamo un po' come dei contenitori, un po' come delle scatole vuote che devono prendere comunque e ospitare queste appunto nuove personalità, personaggi appunto che poi dovremo andare a interpretare. E noi queste emozioni alla fine dovremmo averle solamente di passaggio in realtà, Serena, proprio per arrivare poi, per far arrivare queste emozioni in maniera più limpida e pura al cuore del pubblico. Nel momento in cui questo non accade, secondo me, vorrebbe dire fermare il flusso delle emozioni o comunque farle arrivare in maniera già errata al pubblico, perché nel momento in cui noi ci emozioniamo, cosa succede? Che magari, la nota non è più bella come sempre, quindi noi dobbiamo essere sempre, secondo me, perfetti dal punto di vista, sempre controllati anche, no? Dal punto di vista sia tecnico che interpretativo. Quello che invece deve cogliere l'emozione, si deve emozionare, deve piangere come una fontana il pubblico, non noi. Sì. Però qual è quel personaggio che ti ha fatto quasi arrivare alle lacrime? Quel personaggio che praticamente mi ha fatto quasi arrivare alle lacrime, Giulietta. Ah, beh. Questo amore, insomma, molto bersagliato, tutto quello che avevano passato, anche perché poi sai cosa succede? Che tu immedesimi, quando vai a interpretare un personaggio, ti immedesimi talmente tanto che automaticamente questo personaggio prende qualcosa anche del tuo vissuto, no? E lo fa diventare, lo fa rivivere, no? Quindi tu rivivi quelle sensazioni che hai vissuto magari in un momento specifico della tua vita ed ecco che tornano a prendere forma nuova, no? Sì, Ecco. sì. Leonora, così distinto di getto, cos'è per te la musica? Bella domanda. Bella domanda. Ecco, qui appunto si potrebbe parlare per ore di che cosa è la musica. Cosa è la musica? È fonte di vita, soprattutto in questo periodo particolare in cui ci troviamo. Cantare, a me per esempio, do una nuova linfa vitale ogni giorno che lo faccio, e soprattutto in alcuni momenti particolari della mia vita è sempre stata fonte di sfogo e di sfolgoranti emozioni anche allo stesso tempo, che mi hanno fatto sempre rinascere come una nuova vita, come se fosse qualcosa di nuovo, sempre, no? E quel momento in cui praticamente sei immerso nel tuo mondo e tu sei la protagonista e esistiamo praticamente semplicemente io e la musica e in un mondo parallelo, ecco, insomma. Ok, sì. Leonora, ci sono un trucco ed un costume che ti sono piaciuti particolarmente, a tal punto che magari il costume volevi portarlo a casa con te? Assolutamente sì, Sì. assolutamente sì. E mi sono divertita anche tantissimo. Praticamente quando ho interpretato la mia Vannella nello Frate innamorato con il maestro Enzo De Caro, Sì. lui ha Grandissimo lui, grandissimo. bellissimo Enzo De Caro. Tra l'altro, la mia prima opera napoletana, ecco, insomma, vorrei insomma, ecco. Fatti con cura questi abiti, magistrale proprio da grandi sarti teatrali abruzzesi, ma erano di uno splendore allucinante, erano accuratissimi e proprio curati nel dettaglio, quasi come se dovessimo fare non solamente una produzione operistica, ma quasi cinematografica, direi, guarda, cioè. Wow. Mi ricordo Enzo De Caro che veniva lì, allora no, tu come sai, no, questa cosa non va bene, dobbiamo cambiare la gonna, sì, prendiamo un'altra, cioè lui ci vestiva ed era lì appunto in qualità di regista, voleva che la scena fosse quella che lui aveva, diciamo, nella sua mente, poi anche ovviamente in base a quella che era la nostra scenografia molto baroccheggiante, ecco. E quello che lui voleva era quel tipo di abito per quel tipo di personaggio e così è stato. E questa cosa me la porterò sempre, secondo Ah, me, veramente. bellissimo, bellissimo.
come riesci ad entrare in dialogo con i direttori d'orchestra, il cast, i professori d'orchestra? Come si riesce a creare queste sinergie e armonie? Guarda, ciò che posso dirti è che molto spesso ti relazioni molto meglio con i grandi artisti, con i grandi direttori d'orchestra. È più facile entrare in sintonia con loro rispetto che con altri. Ho un bellissimo ricordo, io, Serena, dell'Arena di Verona con il maestro Ennio Morricone, insieme alla meravigliosa Susanna Rigacci, che quando lui arrivò sul podio, praticamente, con pochissimi accorgimenti, in pochissimi minuti, riuscì a creare armonia, freschezza e vivacità tra i cantanti e gli orchestrali. E quindi questo cosa vuol dire? Che quando si parla la stessa lingua è anche forse spontaneo entrare in sintonia. Ecco. Sì, bellissimo. Poi, tra l'altro, esperienze meravigliose, l'Arena di Verona meravigliosa, artisti meravigliosi. Meravigliosa, meravigliosa assolutamente. E il maestro Ennio Morricone, che cioè, quando è un'emozione la sua musica, cantarla, e anche lì è stato, per esempio, no, non l'ho citato, ma è stato un momento bellissimo. Abbiamo avuto circa 20.000 persone tra il pubblico, ecco, cioè, veramente non sapevano più dove mettere le persone. Mi ricordo che fino a qualche anno fa, fu il periodo in cui il maestro Ennio Morricone si ruppe il femore e venne a dirigere, pensa a te, Serena, con il femore rotto sulla sedia a rotelle. Mamma Cioè, mia. quando l'ho visto, ho detto: mamma mia, cioè, sai quelli della vecchia guardia proprio, con quella forza immane proprio. Ecco, così. C'è poco da dire. I grandi sono grandi per tante cose, ecco, insomma. Che bello, meraviglioso Ennio Morricone. Leonora, tu quanto tempo dedichi non ti parlo di questo periodo che è un periodo un po' particolare, però in linea generale, quanto tempo dedichi all'allenamento della voce? Dunque, io tutti i giorni almeno 2 ore al giorno, ma non alleno solamente la voce. Io ho l'abitudine di leggere e rileggere tante volte i libretti d'opera per dare un carattere personale, diciamo, ai miei personaggi, e poi successivamente vado a metterli in voce quando il testo è già sicuro, però, e quando soprattutto ho appreso tutto. Il mio primo studio, diciamo, che è sempre in religioso silenzio, ecco, siamo io e i miei libretti o i miei spartiti. Metterlo in voce, diciamo che è l'ultima cosa che faccio. Quello che faccio ovviamente tutti i giorni sono i vocalizzi per tenermi sempre allenata e magari fare qualche frase musicale. Ok, Leonora, io intanto ti ringrazio per aver partecipato ad Opera Classica e ti chiedo se vuoi un messaggio, un saluto per tutti gli amici di Opera Classica. Benissimo, allora vi ringrazio moltissimo per avermi ascoltata e ti ringrazio moltissimo, Serena. È stato un onore per me poter prendere parte a questa intervista. Grazie Eleonora, io ti auguro sempre buona musica e quando vuoi Opera Classica a disposizione. Grazie mille, Serena, grazie. A te, ciao. Ciao.
possiamo passare, non la disturbiamo. Qui. Dio, ma no, mia vita non fa scusare.